Amici appassionati del volley, buon pomeriggio dal Palla Brebanca. Tra qualche istante Cuneo e Piacenza impegnati in un autentico spareggio per la semifinale playoff. Chi vince va avanti e continua a coltivare il sogno tricolore, chi perde esce dai playoff e sarà impegnato poi per la Challenge Cup, ovviamente un obiettivo di consolazione, diciamo così. Subito i sestetti in campo con Piacenza, che ha Zekov in regia, Vlado Nikolov è l'opposto, Zlatanov e naturalmente Samuele Papi, due schiacciatori ricevitori al centro, Holt e Tencati con Marra nel ruolo di libero. Per quanto riguarda Cuneo, squadra super titolare, Gerbic, Vissotto, Weismans, Ngapè, Fortunato Mastrangelo con Enno libero. Questi protagonisti in campo. Tra qualche istante forse la partita più interessante di questa giornata nei quarti di finale playoff. Cuneo che ha battuto Vibo nella prima giornata per 3-1, ma è stato un successo piuttosto sofferto, mentre Piacenza ha liquidato la formazione calabrese in poco più di un'ora in un match che sostanzialmente non ha avuto storia. Oggi si decide tutto, si decide il cammino di Cuneo, arrivata terza in regular season, e anche quello di Piacenza, sesta al termine della stagione regolare. Ma sappiamo che la Copra è una squadra capace di stupire anche quando non arriva nelle primissime posizioni. Ricordiamo che l'unico scudetto vinto dalla Copra Elior Piacenza, con in panchina Angelo Lorenzetti, arrivò dopo un quinto posto in regular season. La conferma che ancora una volta i playoff rappresentano una storia a sé, non c'entrano nulla con la stagione regolare, non sono partite comuni. Può accadere davvero di tutto, allora prepariamoci ad uno spettacolo di fronte ad una cornice di pubblico francamente non eccezionale, considerando l'importanza del match, ma dobbiamo considerare anche che questo è un giorno festivo. Cominciamo con il servizio di Fortunato, Marra con la ricezione, Zekov per Nikolov, il suo pallonetto, Fortunato in copertura, subito contrattacco punto per Cuneo, Ngapè appoggia, c'è Nikolov in difesa e poi contrattacco Zlatanov, 1-0 Copra. Zlatanov, grande protagonista anche nel match vinto dalla Copra Elior ieri per 3-0 sulla Tonno Callipo Vibo Valencia, ed è lo stesso capitano di Piacenza che va in battuta, tira forte, Weismans scappa alla ricezione al capitano di Cuneo, ace per Zlatanov, subito un inizio a forti tinte biancorosse, 2-0 Copra. Vediamo se Zlatanov cercherà ancora Weismans. Questa volta non passa il servizio di Risto Zlatanov. 2-1, primo punto per la Brebanca Lannutti, che adesso andrà al servizio con Leo Vissotto. Durante la presentazione dei sestetti titolari, un bello striscione dedicato a Fortunato per stemperare la tensione, per dimenticare il battibecco, anzi la lite che c'è stata al termine della gara con Vibo, proprio tra Fortunato e alcuni tifosi della curva. Risponde Vissotto a Zlatanov, ace anche per Leo, 2-2 in questo inizio di match.
Eccolo qua, ancora Leo Vissotto, pronto a servizio. La battuta di Leo, in campo Papi con la ricezione. Zekov, il palleggio per Nikolov con la palla deviata da Vissotto. E allora punto per Vlado, il primo per lui nel suo ex palazzetto di fronte ai suoi vecchi tifosi cunesi. 3-2 copre Eleor Piacenza. Maxwell Holt, un fattore nella gara vinta con Vibo e anche nella gara di regular season vinta da Piacenza, la terz'ultima giornata qui a Cuneo. Ngapè, ricezione sui 3 metri, lo stesso francese va ad attaccare, mani e fuori per Irvin Ngapè, primo punto anche per il francese e ancora parità a quota 3. Ngapè che ha vissuto in panchina una buona parte della gara vinta con Vibo, c'è bisogno soprattutto del suo contributo in attacco oggi. Sbaglia la battuta il francese, resta Piacenza avanti di un punto, 4-3 il parziale per la formazione di Monti. Brasola Lino, tecnologia e qualità al vostro servizio. www.brasolalino.com. Cesoie, piegatrici, punzonatrici, impianti per il taglio laser e acqua ci permettono di lavorare il ferro, l'alluminio, il rame e l'ottone, le pietre e il legno. Consorzio Stupino Cavallo, progettare, produrre e proporre. Sime Group, professionalità ed esperienza al vostro servizio. www.simegru.com. Vissotto in battuta, un ace per lui fino a questo momento. Zlatanov, Zekov per Papi, il pallonetto ci arriva Vissotto e poi Ngapè con un po' di fretta cerca di chiudere. Piacenza però si difende bene e no sull'attacco di Papi. Ngapè a segno, gran diagonale per Irvin Ngapè e Cuneo ritrova la parità a quota 9. Era stato un po' precipitoso Ngapè a voler chiudere lo scambio nell'azione precedente, poi si è fatto perdonare con il punto numero 9. Vissotto senza forzare su Marra, un po' in difficoltà al libero di Piacenza, poi il muro di Cuneo, lavora bene Gerbic, contrattacco Vissotto, non ci arriva Nikolov. Altro break per la Brebanca Lannutti, ribaltato il risultato, 10-9, ora il vantaggio è per i padroni di casa. Leo Vissotto, 2 punti consecutivi con l'attacco e allora 10-9 Cuneo, lo stesso Vissotto resta in battuta. Vediamo se sceglie ancora la sostituzione Jean-Flot su Marra. No, questa volta tira Leo, Marra è in difficoltà sui 5 metri, Papi ancora il pallonetto, il muro di Cuneo e poi Nikolov, a segno Vlado, è stato molto bravo Papi ad appoggiare il pallone sul muro di Cuneo procurandosi un'altra opportunità per attaccare e a quel punto a segno Nikolov, 10 pari. Maxwell Holt è pronto, il centrale statunitense, batte al salto forte Weismans, positiva la sua ricezione, la tesa al centro di Gerbic, il muro di Tenkati, poi Vissotto il pallonetto che non va giù per l'intervento di Zekov, contrattacco copra con Mastrangelo che va a murare Nikolov. E allora il possibile più uno per Piacenza, 11-10 Cuneo. Il primo muro subito dalla copra Elior e ora c'è Irvin Ngapè a servizio per la Brebanca Lannutti che ha ritrovato il vantaggio. Ngapè senza forzare, Marra ci arriva ma con difficoltà, Papi Ngapè sulla diagonale difensiva, la palla nuovamente nel campo di Piacenza, altro contrattacco di Papi, questa volta ben smarcato da Zekov, a segno Samuele Papi, ancora a parità quota 11. Sicuramente un bel match fino a questo momento.
nonostante la grande tensione in campo, le due squadre sembrano già sufficientemente sciolte e disinibite per un grande match, ma Strangiolo segna ancora con il primo tempo. Secondo punto per Mastro, 12-11, Brebanca Lannutti. Ed è Mastrangiolo che va in battuta con Gerbic, Weisman e Fortunato pronti in prima linea. Mastrangiolo su Zlatanov, palla in mano per Zekov che innesca subito Tenkati e il suo primo tempo è vincente. Caffè Excelsior, la mia pausa, il mio caffè. Percezione con il palleggio di Ingapè, Gerbic, primo tempo di Fortunato che non chiude, Zekov, Nikolov, spettacolare difesa di Gerbic e poi Vissotto sul muro di Piacenza, Gerbic ancora questa volta la pipe per Ngapè, palla che viaggia a grande velocità e allora 14-13 Cuneo. Le indicazioni di Monti a Tenkati, eccolo qua. Torniamo sul campo con Weismans, pronto in battuta. Una forte Vout, Marra riceve come può, poi Nikolov ha cercato di difendere Gerbic. Ma è stato inutile, punto Vlado Nikolov, il quinto già per il bulgaro. Che va in battuta ora. Buon servizio, bravo e no con la ricezione, poi non si capiscono Gerbic e Fortunato, e no che deve mandare di là il pallone, poi punto di Holt. Questo è un regalo di Cuneo alla Copra che ringrazia e porta a casa. 15-14, torna avanti la formazione di Luca Monti. Ancora Nikolov. Ancora buon servizio, Weismans, ricezione a filo e Zlatanov per poco non combina un pasticcio. Vediamo se si riscatta, sì, lo fa immediatamente. Diagonale vincente per Risto Zlatanov. Doppio vantaggio Copra, la stessa identica situazione rispetto al primo time out tecnico. Ora ci fermiamo per il secondo. Avete visto le due tifoserie, prima i lupi biancorossi e poi i Blue Brothers. Li abbiamo incontrati prima del match, tesi come delle corde di violino, entrambe le tifoserie, come è giusto che sia per chi vive con passione lo sport e segue la propria squadra. E allora si riparte dopo il secondo timeout tecnico, due punti di vantaggio Copra Elior, 16-14, Nikolov in battuta e no. Non perfetta la ricezione, Ngapè, il missile del francese, 16-15, 5 punti per Ngapè. Dopo il time out di Monti, Zekov nuovamente in campo, abbiamo visto i due registi, prima Zekov, ora Nikola Gerbic, 22-21, vantaggio Cuneo. Zlatanov, palla per Tenkati, non la tiene Ngapè e Piacenza è ancora lì, siamo ancora in parità dentro campa per Tenkati, per la battuta ovviamente. Campa che ha giocato e anche bene il match di regular season qualche settimana fa qui a Cuneo. La sua battuta e sbaglia Campa, 23-22 Cuneo.
Cambio anche per la Brebanca Lannutti, dentro Van Lankveld, fuori in Gappé. Stessa situazione rispetto al cambio di Nicola Gerbic con Caceres, si alza il muro, più centimetri, Van Lankveld in prima linea con Vissotto e Fortunato e Weismans in battuta. Sbaglia anche Weismans. Vanificate le mosse dei due allenatori. Rientra Ngapè subito, fuori Van Lankveld sul punteggio che vede ancora le squadre in parità, quota 23. Momento più che mai decisivo di questo primo set. Time out per Camillo Placì. Dagli altri campi, mentre le nostre camere sono sulla panchina di Piacenza, vedete Monti con i suoi. A Trento Lita si avanti 23-20 sull'M Roma Volley. Macerata ha vinto il primo set su Monza 25-18. A Belluno Latina in vantaggio 24-19 su Casa Modena nel secondo set. Qui invece siamo in parità. E si ricomincia con il servizio di Vlado Nikolov. Attenzione a Vlado, pericolosissimo in queste situazioni. Buona battuta, risponde bene Weismans. Ngapè, diagonale vincente per il francese. Set ball per Brebanca Lannutti. E altro cambio per Placì. Vuole Patriarca in battuta per Fortunato, quindi giocatore abile anche per un'eventuale difesa, una palla rigiocata. Siamo con il libero di Piacenza Marra, con Papi e Zlatanov pronti sulla linea di ricezione per la battuta di Patriarca. Ci siamo? Set point Cuneo. Patriarca senza forzare su Marra. Zekov, Zlatanov, palla in campo, annullata la prima palla set, parità quota 24, sesto punto per Zlatanov. Intanto Latina ha vinto il secondo set 25-19 e Trento ha vinto il primo 25-22. Zlatanov dopo l'attacco vincente va in battuta. Out il servizio di Zlati. Ora gli errori si pagano doppio naturalmente. Altra palla set per Cuneo. C'è il giocatore migliore fino a questo momento, già due ace per Leo Vissotto. Gran servizio di Vissotto che infila l'ace e chiude il set 26-24, vince Cuneo. A tra poco per il secondo parziale. Ancora immagini dal Pala Brebanca, Cuneo Piacenza. La Brebanca Lannutti ha vinto il primo set 26-24, un primo set molto bello, combattuto ed equilibrato fino al termine. Ma ragazzi, abbiamo già una notizia: Latina in semifinale ha vinto il secondo set e questo basta alla squadra di Silvano Prandi per vincere il girone con Modena e Belluno. E quindi complimenti al professor Prandi, che ancora una volta ci regala un risultato sorprendente. Va in semifinale dove affronterà Trento, impegno proibitivo certamente, ma che soddisfazione già essere arrivati fino a qui. Vediamo Ngapè, è tutto pronto per il secondo set. Si riparte da Vlado Nikolov, grande protagonista del primo parziale, Leo Vissotto con tre ace e soprattutto quello decisivo
che ha dato il set alla Brebanca Lannutti. Sbaglia Nikolov, 1-0 Cuneo. La rabbia di Vlado. E ora è il turno di Francesco Fortunato, la solita jump float di Scott Marra, perfetto con la ricezione. Zekov si mette in proprio e mette giù il pallone il palleggiatore bulgaro. Uno pari. Zlatanov. Out la battuta di Zlatanov. Qualche errore di troppo per Piacenza, ma soprattutto nel finale del primo set complessivamente 6 gli errori a servizio per la Copra, 6 anche per Cuneo. Eccolo qua Leo Vissotto, determinante con la sua battuta. Ancora un gran servizio Zlatanov, corre Zekov. Nikolov deve piazzare il pallone, lo stesso Vissotto va anche a difendere e poi Marra con i pugni su Ingapè, ma la risposta è out. E allora punto Cuneo, 2-1, anzi 3-1 per la formazione di Placì. Ancora Leo Vissotto, buona battuta anche questa, è lunga la ricezione di Zlatanov, ma Ingapè non chiude, si salva Piacenza. Poi lo stesso Zlatanov trova un punto da campione e qui Cuneo paga la fretta di Ingapè, punito invece dalla pazienza e dalla tecnica per carità di Zlatanov. 3-2 Cuneo, 7 punti personali per Risto Zlatanov. Maxwell Holt in battuta e tira forte, troppo però, palla in lunga di un metro abbondante. Chiaro che Piacenza sembra almeno in queste prime fasi del secondo set aver subito un minimo di contrappolco psicologico per un primo set che è sfumato ai vantaggi. Ingapè, Zlatanov, Zekov per lo stesso Zlatanov, segno con la pipe. Dato fuori giro il muro di Cuneo, perfetto Zlatanov, 8 personali per lui. Piacenza che però ha un mini break da recuperare. Zekov in battuta, 4-3 Cuneo. In rete la battuta del palleggiatore bulgaro, invita alla calma Zlatanov. E ora è Mastrangelo, 5-3 vantaggio per Cuneo. La battuta di Mastrangelo, tattica su Zlatanov che però non è impensierito, ma non chiude l'attacco. E allora Vissotto, out, nettamente out l'attacco di Leo. E allora 5-4, primo errore in attacco per il brasiliano, che nel primo set ha attaccato con il 60%. Il 55 per Zlatanov, solo il 29 per Papi. Scusate, il 55% per Nikolov e il 71 per Zlatanov. Molto bene anche Ingapè, 6 punti con il 67%. Numeri molto positivi per l'attacco di Cuneo e anche per quello di Piacenza, oltre il 60% quello cunese, 55 per la Copra. Elior è lunga, la risposta di Zlatanov, ace anche per Nicola Gerbic. DEC Marene Online, Solution G, impiantistica, connettività, software. Una squadra vincente al tuo servizio. Sime Group, da oltre 20 anni, leader nel montaggio, smontaggio, vendita, assistenza e noleggio di gruppe edilizia. www.simegru.com. Tecnesa, leader nella vendita di controsoffitti presso piegati in alluminio e fresatura.
Zlati e ora Nikolov. Buona battuta, bravo però Weismans con la ricezione. Ngapé, Nikolov anche sulla difesa, poi palleggio di Papi e palla ingiocabile per Zlatanov che prova a mandarla di là. 9-6. Eccolo qua Zlatanov, è ora pronto a ricevere. Servizio flottante di Scott Fortunato su Papi. Zekov per Nikolov, il muro vincente di Mastrangelo. Non c'è copertura in quella zona del campo per la Copra Elior e allora 10-6, cambio. Campa prende il posto di Zekov, non è convinto evidentemente Monti della regia del bulgaro, gli concede qualche minuto di riposo. Dentro Campa sulle 10-6, vantaggio Cuneo. Eccolo qua Campa, primo pallone per Nikolov, straordinaria difesa di Gerbic, poi Ngapé e tenta di trovare il muro di Piacenza, ma il tocco non c'è stato, almeno questa è l'indicazione arbitrale, lo conferma anche dei giocatori piacentini. E allora 10-7, occasione sfumata per Cuneo che resta comunque avanti. Attenzione però alla battuta di Zlatanov. Weismans corre sui 4 metri Gerbic, di sotto a segno Leo. Sta giocando una gran partita Vissotto in attacco, in battuta. Diciamo che tutta Cuneo fino a questo momento ha ritrovato un livello di gioco medio-alto, così come è stato per Piacenza nel primo set. Qualche problema invece per gli ospiti in questo secondo. Vissotto, Zlatanov bene in ricezione, Campa spinge il primo tempo per Holt, ma la palla è fuori. A me sembrava che ci fosse stato un tocco e infatti viene segnalato dalla segnalina e Pasquali corregge la sua decisione. 11-8. Terminato il secondo time out tecnico al Palabrebanca, c'è ancora Nicola Gerbic in battuta. Cuneo ha 6 punti di vantaggio ed è una situazione estremamente favorevole da gestire con attenzione. Aspettiamo la reazione di Piacenza. Buon servizio di Nicola su Zlatanov, lo stesso Zlati in attacco, la difesa di Enno. Weismans, e sono 17 i punti della Brebanca Lannutti. Prepara un altro cambio Monti, dovrebbe rimettere Zekov, ma non ora. Si continua con la battuta di Gerbic. Sempre su Zlatanov. Campa, questa volta sceglie Nikolov. Il muro di Cuneo. Gerbic, un miracolo per tenere sul pallone. E poi Ngapé. Il muro di Zlatanov, ma viene fischiata una contesa da Pasquali che probabilmente il muro dei Tencati è terminato sul piede di Ngapé. Azione veramente troppo veloce per essere vista live. E allora si riparte dal 17-10, servizio di Gerbic sempre su Zlatanov. Campa sceglie ancora Nikolov, la palla è in campo. E allora 17-11. È un bel break però ha messo qui la Brebanca Lannutti. Tencati, Weismans, Gerbic, Weismans, la palla è out, ma anche qui mi sembrava evidente però. Invece no, il tocco a muro di Piacenza che non c'è stato e quindi 17-12.
errore in attacco per Vogt. E allora ancora Tencati con la battuta. Ngappé, Gerbic, sotto il muro vincente di Nikolov, e ancora una volta sulla battuta di Tencati con questa rotazione la copra Elior, trova due punti consecutivi e arriva a meno 4 sul 17-13, vantaggio Cuneo, time out per Camillo Placì. E ora si gioca fino alla fine dopo il secondo time out di Monti, 23-21, vantaggio Cuneo. Intanto a Macerata la Lube ha vinto il secondo set 25-23 il parziale per la squadra di Giuliani. Anche Latina è in vantaggio 2-7-1, stesso punteggio su Modena 25-23, Latina già qualificata. Ngappé, il missile di Ngappé, Zlatanov, ottima la ricezione, poi in campo la palla di Papi che tiene in vita Piacenza 23-22. Lucas Campa, servizio per Piacenza, Weismans corre sui 3 metri, Gerbic Vissotto, a segno Leo, set ball Brevanca Lannutti 24-22. Vissotto che ha avuto un momento di difficoltà e ora dentro Caceres per Gerbic, il solito cambio di Placì per alzare il muro. Caceres va ad alzare il muro con Fortunato e Weismans con Mastrangelo in battuta. Zlatanov, attenzione Nikolov in posto 4, invece la pipe di Zlatanov, la soluzione di Campa. Porte e finestre in alluminio, cancelli e cancellate, scale in ferro e inox per interni ed esterni, lavori in corten e acciaio inox per arredamento. Consorzio Stupino Cavallo, qualità e innovazione dal 1970. Piacenza che ha già allunnato 4 set point a Cuneo. Zlatanov, il suo missile, sbaglia Weismans, la palla è ancora in gioco, proteste furibonde della panchina di Piacenza. Nikolov, il muro vincente di Mastrangelo, la Piacenza è furibonda per il non fischio perché la palla sarebbe passata al di là dell'asticella. Non è d'accordo Gerbic che prova a chiarirsi con Monti. E sale la tensione. E sul 28-27 il richiamo alla panchina della Copra Elior da parte di Pasquali. E cambio per Placì, dentro Van Lankveld, fuori Ngappé con Vissotto in battuta. Momento topico del set 28-27, che due parziali qui al Palabrebanca. Vissotto, la botta di Vissotto, Zlatanov bravissimo con la ricezione, poi Papi, Samuele Papi, parità a quota 28, anche questo set non finisce mai. Rientra Ngappé per Van Lankveld. E ora Maxwell Holt. Ogni palla pesa una tonnellata. Ngappé
Gerbic per la pipe di Weismans in campo, 29-28. 6 per il capitano, 8 per Ngapè, 6 per Mastrangelo, 16 per Vissotto dall'altra parte, 12 a testa per Nikolov e Zlatanov, 5 di Papi, 4 di Holt. Irvin Ngapè, tira dritto per dritto, la palla esce di un 2,5 metri. 29 pari. Pensate che a Belluno si sono già giocati 3 set, qui siamo ancora al secondo. Sbaglia Campa, errori pesantissimi da una parte e dall'altra con la battuta. Vediamo Mastrangelo che è stato gigantesco a muro in questi 2 set. Zlatanov, Campa, sceglie Nikolov. Nikolov risponde presente, annulla l'ennesima palla set alla Brebanca Lannutti ed è 30 pari con la battuta di Papi. Servizio flottante su Ngapè con il palleggio a Gerbic, ma Weismans, mani e fuori per Bout. 7 personali per il capitano, 31-30. Siamo oltre l'ora di gioco e sono stati giocati solo 2 set. Il secondo non è ancora finito. C'è Nikola Gerbic. Zlatanov, Campa per Zlatanov, il muro vincente di Vissotto, 32-30. Che spettacolo al Palabrebanca, in vantaggio Cuneo 2-7-0, ma sono stati 2 set magnifici da commentare. A tra poco per il terzo set. Dopo 2 set davvero esaltanti, siamo pronti per commentare il terzo parziale. Cuneo Piacenza 2-7-0, vantaggio Brebanca Lannutti. Match decisivo di questi quarti di finale, chi vince vola in semifinale. Chi perde si deve accontentare della Challenge Cup. E allora si riparte da Scott Fortunato, velocemente i sestetti, Gerbic, Vissotto, Ngapè, Weismans, Fortunato, Mastrangelo e Dennò per Cuneo. Intanto Piacenza non passa, altro muro per Mastrangelo e Vissotto. 1-0 Brebanca Lannutti. Invece per quanto riguarda Piacenza resta in campo il palleggiatore tedesco Lucas Campa, Zekov in panchina e poi Nikolov, Zlatanov, Papi, Holt, Tencati e Marra. 1-0 Cuneo, ancora Fortunato in battuta. Zlatanov con il palleggio, Campa per Nikolov che non passa. Oh, c'è stato il muro di Ngapè, che lo scusa, non l'ho visto, a velocità normale. Comunque la sostanza non cambia, 2-0 Cuneo. Ancora Scott Fortunato. Zlatanov, Campa, primo tempo di Holt, Mastrangelo a muro, Zlatanov a segno su Weismans e poi cenno d'intesa con Weismans che alza il pollice verso Zlatanov che si scusava per la pallonata recapitata sul corpo.
Zlatanov 13 per lui, poi daremo un'occhiata anche ai numeri del set precedente, numeri che si equivalgono nella maggior parte dei casi. Buon servizio di Zlatanov, eccellente risposta in ricezione per Weismans, poi Ngapé, altra opportunità per lo stesso Ngapé, che però commette invasione qui. Allora, punto Piacenza, il secondo nel set, siamo in parità. Dicevo, nel set precedente proprio Ngapé è stato il più in difficoltà in attacco, solo il 18% per lui, mentre hanno brillato Weismans e soprattutto Vissotto, 64% per Leo con due muri vincenti. E no, Grbic, l'attesa al centro per Mastrangelo. 3-2 Cuneo. Per quanto riguarda invece la copra, 55% per Zlatanov, stesse percentuali anche per Nikolov. Un attacco che è stato quello della copra addirittura vicino al 60%. Ha sbagliato qualche battuta in più, esattamente 5 in più Piacenza nel set precedente. Bravo Papi, lavora da campione sul muro a 3 della Brebanca Lannutti. 3 pari. Maxwell Holt al servizio. Su Ngapé si sposta sui 3 metri Grbic, lo stesso Ngapé a segno con l'attacco in diagonale. Arriva in doppia cifra anche Irvin Ngapé, 10 per lui. 4-3 Cuneo. C'è movimento sulla banchina di Piacenza, si scalda Kleber. Tanto Ngapé in battuta e deve ricevere Camp addirittura. Palleggio di Tencati e no, formidabile in difesa. E poi Weismans ci arriva, anzi no, Nikolov. E questo è mezzo punto di Enno. Non c'è dubbio. Salvataggio strepitoso del libero francese. Primo mini break di vantaggio per la squadra di Placì. Ed ecco i Blue Brothers. E il tributo al libero Enno. Ngapé su Marra, bravo con la ricezione Papi. Ngapé, Grbic. Caffè Excelsior. La mia pausa, il mio caffè. DEC Marene Online. Solution G, impiantistica, connettività, software. Una squadra vincente al tuo servizio. E siamo su Lucas Campa. E no, perfetta la ricezione, palla in mano per Grbic, il muro di Tencati, ma c'è ancora e no. E poi Weismans, questa volta c'è Grbic, corre Ngapé. Weismans prova a cercare il muro di Piacenza, non lo trova. Palla out, parità quota 5. Ma si diverte il pubblico, soprattutto i lupi biancorossi che non demordono, continuano a sostenere la squadra di Piacenza. Ancora con Campa in battuta. Ngapé, Grbic, ancora per Weismans, pallaccia però di Nicola e Weismans trova il muro. E Nicola infatti molto correttamente dice sì, colpa mia in effetti, e poi se la ride. Due punti consecutivi della copra. Primo errore in attacco di Weismans e poi il muro subito dallo stesso capitano. Ancora Campa. Out. 6-6. Trento è vicino a chiudere il match con Roma, 23-16 nel terzo set. Vantaggio per Monza invece a Macerata, 16-15, ma 2-0 Lube. E invece a Belluno, intanto errore in battuta di Mastrangelo, 17-14 per Latina, che è già in vantaggio 2-7-1. Weismans di sotto, ancora all'incrocio delle linee, immarcabile Leo Vissotto fino a questo momento.
Capè su Marra, nella zona di conflitto, va in difficoltà il libero di Piacenza, poi Papi out. Più due Cuneo che prova dal lungo. Ancora Irvin Ngapè al servizio. Su Tenkati che deve anticipare Marra. Poi Nikolov è super blado. Manda fuori tempo il muro di Cuneo e mette giù la palla del 14-15. 15-14, anzi vantaggio Cuneo. Lucas Campa, non abbiamo più visto Zekov, quindi fiducia al palleggiatore tedesco. Gerbic va Eismans, il muro di Tenkati out. E allora time out tecnico al Palabre Banca, 16-14, vantaggio Cuneo. E ora Maxwell Holt. Missile di Holt, buona battuta, Weismans, Ngapè, il muro di Piacenza, poi Nikolov, c'è Zlatanov, anzi Papi, il muro vincente, ancora di Gigi Mastrangelo. Tutto chiarito, c'è stato un diverbio tra il vice di Placì e Luca Monti, intervenuto Sobrero, e ora ci sarà un richiamo credo ufficiale per la panchina di Cuneo, anche per Monti, per tutti e due, va bene così. Intanto 22-20. Si riparte dalla battuta di Ngapè. Su Marra, ricezione lunga, Weismans mette giù il pallone del 23-20 e Monti non può più fermare il gioco. ...14 per Weismans, ma soprattutto 23-20 per Banca Lannutti. Ngapè deve ricevere Tenkati, Papi, ancora il muro di Cuneo e poi Zlatanov tiene viva l'azione. Gerbic di sotto, palla è out. La palla mi sembrava proprio fuori. E dal possibile 24-20 al 23-21. Campa, Lucas Campa in battuta e no, Gerbic ridà subito il pallone a Vissotto, non una gran palla e arriva il muro di Papi. E time out ovviamente per Placì. E allora è ancora viva la situazione, altro che, non è nulla di definitivo qui al Palabre Banca, perché Piacenza è lì, a meno 1, 23-22, ancora con la battuta di Campa, dopo il muro vincente di Papi su Vissotto. Weismans, Gerbic sceglie ancora Vissotto, e questa volta la palla è ancora fuori. Due errori consecutivi di Vissotto, il muro subito dallo stesso brasiliano e siamo in parità. Cuneo ha rimesso in partita ancora una volta Piacenza dal 23-20 al 23 pari.
Tutto da rifare dunque. Campa. E no. Ancora Vissotto. E altro muro subito da Leo. Set point Piacenza, time out Placido. Brasola Lino, tecnologia e qualità al vostro servizio. www.brasolalino.com. Tecnesa, leader nella vendita di controsoffitti presso piegati in alluminio e fresatura. Quattro punti consecutivi della Copra Elior Piacenza. E ora la formazione di Monti che sul 23-20 si disperava perché non aveva più time out. Guardate dove siamo. La battuta di Campa. Che sbaglia, buon per Cuneo. 24 pari. Gigi Mastrangelo al servizio. Zlatanov, Campa. Non chiude Zlatanov, Gerbic. Weismans, il muro di Piacenza in campo. Non muore mai questa Copra. E Cuneo, attenzione, che è successo? Chi è che è cascato di là? Non vedo perché è Ngapè. Nulla di grave però. Set point Piacenza ancora. Samuele Papi pronto alla battuta. Ngapè con il palleggio. Gerbic. Sotto, questa volta segno, ma ce l'ha arrivato comunque Zlatanov. 26 per Vissotto. E soprattutto set ball numero 2 che se ne va per la Copra Elior a Piacenza. E ora, scusate, ora c'è Gerbic in battuta. Out Gerbic. Occhio a Tencati. Ngapè con il palleggio. Gerbic per lo stesso Ngapè e non chiude Ngapè. Attenzione Tencati. Zlatanov, la palla è out. Palla è out. E anche Piacenza, in quanto a occasioni sfumate, sta collezionando. Non lo vuol vincere nessuno questo set evidentemente, ma in qualche modo dovrà finire. Weismans con la battuta. Ora un colpo dei singoli può risolvere questo set. Eccolo! L'ace di Weismans. Match point Cuneo. Weismans cresciuto in modo esponenziale in questo playoff. Ancora la sua bordata, palla in mano per Campa che sceglie Zlatanov, la palla out, è finita, vince Cuneo 3-0, la Brebanca Lannutti va in semifinale al termine di un match davvero bellissimo, 3 set ai vantaggi, alla fine la spunta la squadra di Camillo Placì che vola ancora in semifinale, affronterà la vincente della sfida tra Macerata e Monza che non è ancora finita, siamo 9-9 nel quarto set e allora
finisce qui, appuntamento per la semifinale playoff. Per questa sfida è tutto, un saluto e un ringraziamento da Roberto Bernard. Si sentiva un'atmosfera diversa con i compagni dentro di squadra, cioè abbiamo capito che solo individualmente non arriviamo da nessuna parte. Spero che possiamo avere questo atteggiamento, questo approccio fino alla fine della stagione, come abbiamo avuto contro Macerata. Poi si gioca, si vince, si perde, ma si vince e si perde come squadra. E oggi abbiamo vinto come squadra e sono molto contento.